Se dalla lampada sul mio comodino si materializzasse di colpo un genio, gli chiederei di esaudire questi tre desideri. Che la mamma fosse ancora viva, che non succeda mai più niente di brutto o di triste e che io riesca a entrare a far parte delle Damsels della Martin Van Buren High School, la squadra di cheerleader più forte di Indiana, Ohio e Michigan messi insieme. E se non ti volessero? Sono le 3:38 del mattino, l'ora in cui la mia mente si mette a correre a briglia sciolta. Tutto a un tratto, il mio cervello parte in quarta, come il mio gatto George quando era piccolo. Si aggrappa alle tende, balza sulla libreria, infila una zampa nell'acquario e finisce a capofitto sott'acqua. Mentre io me ne sto sdraiata a letto a fissare il soffitto al buio, la mia mente scorazza per la stanza. E se rimanessi di nuovo imprigionata? Se dovessero buttare giù la porta della mensa o il muro del bagno per tirarti fuori? E se tuo padre si risposasse e poi morisse e ti toccasse restare con la tua matrigna ed eventuali sorellastre? E se morissi tu? E se il paradiso non esistesse e non vedessi mai più tua madre?